Eccoci di nuovo, visto che il video precedente di lettura interattiva vi è piaciuto, mi avete chiesto di registrarne un altro. Questo sarà un pochino più breve, un pochino più conciso e andrà bene dritto al punto. Andrò a creare semplicemente due mazzetti in modo da andare ad analizzare un pochino più nello specifico i consigli che le carte ci danno per risolvere una situazione problematica, conflittuale che ci sta pesando un pochino tanto e che vorremmo risolvere al più presto. Quindi andiamo a mescolare rapidamente i mazzetti. Intanto vi invito a chiudere gli occhi, fare due o tre respiri profondi e andare quindi a immaginare un numero 1 o numero 2. La prima immagine che si presenta nella vostra mente è quella che conterrà il consiglio che vi può aiutare in qualche modo a superare appunto questa situazione un pochino più spinosa che state affrontando, che state vivendo. Allora, partiamo con mazzetto numero 1. Andiamo ad estrarre 3 carte dal mazzo dei tarocchi, 3 carte dal mazzo degli oracoli e una sola carta da quest'altro mazzo degli oracoli. Allora, questo è per il mazzetto numero 1. Vediamo cosa ci dicono le carte. Abbiamo un 7 di coppe, abbiamo un 6 di coppe, abbiamo un 2 di coppe. Sicuramente la situazione che vi trovate a vivere è una situazione, legata alla sfera sentimentale o comunque alla sfera emotiva, delle emozioni. Quindi qualcosa che vi sta particolarmente a cuore. Fate difficoltà ad apprezzare quello che avete, fate difficoltà a scegliere tra quello che avete e non riuscite nemmeno bene in questo momento a delineare i confini tra ciò che vi nutre, ciò che vi aiuta, ciò che vi arricchisce e ciò che invece vi toglie. Il consiglio che queste carte iniziano a darvi è di cercare di trovare un accordo emotivo, un accordo di pace con il vostro passato, in modo che non vi vada a condizionare eccessivamente nel futuro. Quindi mantenere quello che di bello quella situazione vi ha lasciato, ma proiettarvi nel futuro. Questa situazione non deve finire con un taglio netto, ma può ancora nutrirvi di qualcosa, probabilmente in maniera diversa da quella che vi aspettavate precedentemente. Se riuscirete a mantenere un atteggiamento equilibrato, riuscirete sicuramente a avere dei riscontri positivi da questa situazione, a trovare quella pace, quell'abbondanza, quindi continuare a crescere anche se in maniera diversa da quella forma che ci si aspettava, con la carta che ci indica di prendere tutto un pochino più con leggerezza, quindi cercare di scrollarci di dosso questi pesi, accettare quello che è, perché è una situazione che non possiamo riportare indietro nel tempo, è qualcosa che è mutato, ma che comunque può in qualche modo continuare ad arricchirci. La parola chiave è trasformazione, quindi accettare a tutti gli effetti che qualcosa sia cambiato, si sia modificato, sia evoluto, abbia cambiato forma, ma comunque può continuare a arricchirvi, a nutrirvi. Questo è quello che è uscito per il mazzetto numero 1. Ora, chi ha scelto il mazzetto numero 2, rimetto un attimino tutte le carte al loro posto, le andiamo a rimescolare. Fatemi sapere nel frattempo, per chi ha scelto il mazzetto numero 1, se questa lettura in qualche modo vi risuona, se ci sono cose che trovate utili, se
se ci sono degli spunti che vi potrebbero in qualche modo dare una mano a magari a creare, a trovare una visione diversa da quella su cui vi eravate focalizzati. Quindi vi invito sempre a condividere i vostri pensieri, le vostre esperienze nella sezione dei commenti, in modo da poter appunto creare una piccola community. Magari nasceranno delle belle amicizie o comunque degli incontri, dei dialoghi interessanti. Sto andando a rimescolare ovviamente le carte. Mi dispiace tantissimo per queste ombre, la luce purtroppo viene dall'alto in questo momento e quindi non posso fare altrimenti. Allora, stavolta andiamo a prendere prima una carta da questo mazzo e sarà quella che andremo a scoprire prima. Poi ne prendiamo tre, come abbiamo fatto prima, da questo e tre. Ne sono uscite quattro e ne terremo quattro allora dall'ultimo mazzetto. Allora, la prima carta è incredibile. Ho mescolato le carte davanti a voi, è uscita di nuovo trasformazione. Quindi anche per voi il consiglio è quello di non vedere le cose come cementate, incise nella pietra, e perché non abbiamo ottenuto quello che volevamo, come volevamo, allora per forza vuol dire che bisogna cancellare tutto, bisogna rivedere tutto o bisogna abbandonare tutto. Si possono accettare tutte le altre sfumature che ci vengono proposte. Ci vuole molta forza per questo, ci vorrà un periodo di solitudine che ci permetterà di avere poi una visione più chiara della cosa. C'è la carta dell'eremita, sono usciti due arcani maggiori, anzi tre, perché abbiamo anche l'appeso, e infine abbiamo il 10 di coppe. Allora, queste carte vi invitano a non agire d'impulso come il cavaliere di bastoni vorrebbe fare, ma vi invita un attimo a bloccare quelli che sono i vostri impulsi, il vostro modo di essere abbastanza irruento, ma avere pazienza, fermarvi un attimo, controllare quegli eccessi un pochino che possono uscire fuori dal vostro carattere e cercare di osservare le cose dall'esterno, da un punto di vista più grande, anche diverso da quello che stavate prendendo in considerazione. Mettetevi nei panni dell'altra persona, provate a raccontarla questa storia come se steste parlando di qualcun altro, quindi magari verrà fuori qualcosa che non avevate sicuramente visto. E in ultimo le carte degli oracoli ci consigliano di ritrovare questa armonia quando le cose però saranno mature. Prima bisogna fermarsi e semplicemente non fare nulla. Quindi mazzetto numero 2, state tranquilli, state un pochino buoni, non prendete decisioni affrettate. Anche per voi l'invito è quello di lasciare un commento se vi fa piacere e raccontare un po' di quello che questa lettura vi ha portato. E noi ci vediamo alla prossima.